Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi mi vedete in una versione completamente diversa dal solito perché mi è stata fatta la richiesta di un video. Mi hanno chiesto praticamente di fare un esempio di stesura con i tarocchi. Voi sapete che sul mio canale ci sono già tanti video che parlano di tarocchi, ho fatto tantissimi esempi di stesura, però una persona mi ha proprio chiesto di fare un video in cui faccio una stesura con diverse combinazioni di carte per far vedere un po' il metodo e per far vedere meglio come interpretarle. Quindi questo è il motivo per cui oggi vedete questo bel tappetino esoterico con il mazzo di tarocchi, perché andiamo a fare proprio una cosa di questo tipo. Prima di iniziare, però, vi voglio dire che il metodo di stesura che io vi farò vedere è quello della croce. Questo perché lo ritengo il metodo più adatto ai principianti. È un metodo che comunque va bene per chi è alle prime armi, quindi io eviterei di andare a fare delle stesure troppo complicate e facciamo proprio il metodo della croce, che praticamente è un metodo utile perché esprime una tendenza, quindi diciamo che in una domanda in cui una persona non sa bene come orientarsi, che tipo di scelta fare, questo sicuramente è un metodo adatto. E le carte si dispongono proprio a croce, però facciamo che ve lo faccio vedere così facciamo prima. Poniamo il caso che la domanda del consultante sia: io in questo momento sto lavorando, mi hanno offerto un altro lavoro e io non so quale scegliere, non so se andare a fare il lavoro nuovo o tenermi quello vecchio. Che cosa devo fare? Quindi noi andiamo a mischiare le carte, ovviamente chiediamo la data di nascita del consultante, questo perché ci aiuta comunque a visualizzarlo meglio, quindi andiamo a fare proprio la classica stesura, mischiamo le carte. Ovviamente questo è un consulto di esempio, nessuno mi ha fatto questa domanda, voi sapete che io comunque le carte non le faccio più da tantissimo tempo agli altri, continuo a studiarle, ma ho deciso di non fare più consulti a nessuno, quindi ovviamente questo è un video, diciamo, didattico in cui io vi faccio un esempio, ma nessuno mi ha fatto la domanda in realtà. Andiamo adesso a tagliare il mazzo con la mano sinistra. E disponiamo le carte in questo modo. La prima carta la disponiamo così, la seconda carta la disponiamo così, la terza la mettiamo in cima e la quarta la mettiamo in fondo. Vedete che abbiamo una croce. Adesso vi spiego quali sono i significati delle varie posizioni. In prima posizione abbiamo l'argomento, quindi di cosa stiamo parlando, in questo caso di lavoro, e vediamo quale sarà la carta che verrà fuori. Poi la seconda, che è questa, praticamente ci dice qual è l'ostacolo, qual è la cosa che ci tormenta, quindi quella che va aggiustata o evitata o eliminata, insomma. Poi c'è la soluzione, questa è la carta 3 che ci dà la soluzione, quindi quello che noi possiamo fare per risolvere questo problema. E poi c'è il risultato finale, da non confondere con la soluzione, perché la soluzione è qualcosa che noi possiamo fare per risolvere le cose. Il risultato finale corrisponde a come andranno le cose alla fine, dopo che noi avremo messo in atto la nostra soluzione. Qui noi abbiamo di fronte una stesura che ha tutti arcani minori. Abbiamo una maggioranza di bastoni, perché abbiamo due segni di bastoni, poi abbiamo le coppe e i denari, mancano le spade e non ci sono arcani maggiori. Quindi, che cosa facciamo a questo punto? Se siete principianti, io vi consiglio di andare ad interpretare prima le singole carte, nelle varie posizioni ovviamente, e poi solo alla fine cercare di fare un discorso più generale per andare a, come dire, collegare le varie carte tra di loro. Però voi prima fatevi l'interpretazione della carta singola per ogni posizione. Come prima carta, che è quello dell'argomento, abbiamo il 6 di bastoni. Questa è una buona carta perché ci fa capire come mai la persona che ci ha fatto la domanda ha tutti questi dubbi sul fatto di accettare o meno l'altro lavoro. Perché questa carta indica che la sua situazione lavorativa è buona. Ci sono dei successi, ci sono dei riconoscimenti. Quindi è una persona che sta lavorando, sta impiegando risorse e sta avendo comunque dei buoni riconoscimenti. Quindi è una buona situazione positiva quella attuale del consultante.
Poi c'è la seconda carta che sta ad indicare qualcosa che lo tormenta e noi qui abbiamo un 10 di denari. La prima cosa che noi dobbiamo associare, parliamo anche di lavoro, quindi a maggior ragione, sono i soldi. Probabilmente nell'altro lavoro, quello che gli è stato proposto, ci sono in gioco parecchi soldi. Quindi probabilmente è un tipo di lavoro che è retribuito molto meglio di quello attuale, quindi questo lo tormenta. Perché comunque quando ci sono in gioco magari degli stipendi più alti non è sempre così facile fare una scelta. Quindi lui ha un buon lavoro da una parte, un altro lavoro dove non sa bene come andranno le cose perché ancora non l'ha accettato, ma lo tormenta il fatto che ci sono in gioco tanti soldi, quindi uno stipendio più alto che lo porta ovviamente a tormentarsi perché non sa che cosa fare. Attenzione perché il fatto che ci siano in gioco tanti soldi, ci conduce alla carta numero 3, che è quella della soluzione. Qua noi abbiamo un 7 di coppe, quindi le coppe, se vi ricordate, sono associate un pochino di più al sentimento, quindi alle emozioni che sono in gioco. Questa carta ci dice che il consultante come soluzione potrebbe adottare quella di utilizzare un pochino di più la fantasia, quindi essere un pochino meno razionale, cercare di lasciarsi andare un pochino di più ed ascoltare soprattutto le sue emozioni, quindi mettere in atto delle soluzioni un pochino creative, soprattutto dando importanza alle sue emozioni e anche alla sua creatività, quello che lui in qualche modo vorrebbe fare, ma sente di non poter fare perché molto ancorato alla parte materiale. Il risultato finale. Abbiamo qui un cavaliere di bastoni e ci indica che potrebbe esserci un'impazienza, un atteggiamento troppo impulsivo, quindi che si ragiona poco e questo è quello del risultato finale. Quindi a questo punto noi dobbiamo chiederci che cosa vuol dire tutta questa stesura. Quando voi vi siete andati a vedere tutti i significati singoli, magari io vi consiglio di scriverveli se siete alle prime armi, dovete fare un discorso più generale, quindi collegare le carte tra di loro. Quindi cosa significa questa stesura? La persona ci ha chiesto: io devo accettare o non devo accettare l'altro lavoro? Come andranno le cose? Qui abbiamo una situazione attuale buona, un buon lavoro che gli dà soddisfazione. Quello che lo tormenta sono i soldi, perché l'altro lavoro probabilmente ha offerto una buona retribuzione. Quindi questa è una cosa un po' che lo tormenta, perché dice: io mi trovo bene nel lavoro attuale, però dall'altra parte mi hanno offerto un sacco di soldi, quindi cosa faccio? Rimango in un posto dove magari sono anche pagato un po' meno, ma sto bene, mi trovo bene, ho dei riconoscimenti. O mi butto un po', diciamo, nel vuoto, perché comunque quando una cosa è nuova non sappiamo mai come andrà, quindi mi butto un po' nella situazione nuova perché ci sono tanti soldi. Che cosa devo fare? Quindi questa è la situazione attuale, diciamo, il lavoro va bene e il fatto che ci siano tanti soldi gli fa venire questo dubbio. Andiamo a vedere la soluzione. Quale può essere la soluzione? La soluzione è cercare di valutare le cose in modo meno razionale, quindi non si deve tanto attaccare a quelli che sono i soldi e a quello che è lo stipendio che gli daranno, ma deve cercare di capire quali sono le emozioni in gioco. Lui qui si trova bene, quindi probabilmente la soluzione potrebbe essere cercare di ragionare, di valutare le cose da un punto di vista un pochino più emotivo, un pochino più creativo. Quindi lui deve valutare non tanto quanto mi pagano, quanto non mi pagano, ma quali sono i ruoli e le mansioni che nel nuovo lavoro ci potranno essere e se quei ruoli e quelle mansioni possono essere nelle sue corde, quindi qualcosa che lui farebbe volentieri, che gli potrebbe dare gratificazione allo stesso modo del lavoro attuale. Quindi valutare le cose da un punto di vista più sentimentale. Il risultato finale abbiamo visto dell'impulsività, quindi praticamente il risultato finale è che se lui non valuta le cose dal punto di vista un pochino meno razionale, un pochino più, diciamo, creativo e sentimentale, rischia di fare una scelta impulsiva. Quindi, in soldoni, questa persona ci chiede cosa devo fare. Quello che deve fare è valutare le cose da un punto di vista meno razionale, perché se non lo farà, lui avrà questa carta, quindi un risultato più impulsivo, dettato dall'impulsività e non dal fatto di averci ragionato. Se lui fa in questo modo, rischierà poi di avere dei malcontenti. Quindi, se fa le cose in maniera troppo impulsiva, non sarà soddisfatto del nuovo lavoro. Quindi questo non significa, fate attenzione, che voi dovete dire alla persona:
che lui non deve accettare il nuovo lavoro. Questo non bisogna mai farlo. Quello che voi dovete dire alla persona è che lui, prima di accettare un lavoro o di restare nel lavoro attuale, deve fare una valutazione basata non sui soldi, ma più sul sentimento. Quindi vedere che cosa prova, che come ci potrebbe stare in quel lavoro dal punto di vista della soddisfazione personale, dal punto di vista emotivo, e lasciare un momento da parte l'aspetto economico, perché se non fa così rischia di fare una scelta impulsiva. Quindi il risultato finale non è quello che accadrà sicuramente, quello che potrebbe accadere se il consultante non metterà in atto questa soluzione qui. Quindi questo diciamo che è un po' un esempio di quello che voi potreste avere davanti in una stesura di questo tipo con solo degli arcani minori. Adesso io vi annuncio che farò degli altri video, almeno altri due, simili, in cui con lo stesso tipo di stesura vi farò vedere, magari con la stessa domanda, così cerchiamo di capirci meglio, che cosa accade se escono solo ed esclusivamente arcani maggiori, oppure se escono arcani maggiori e arcani minori insieme. Adesso io vi saluto, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.